Castelnuovo dell'Abate, nei pressi di Montalcino, c'è l'abbazia di Sant'Antimo. Ci arriviamo dalla parte posteriore ed in completo controsole. Il campanile quadrato si affianca al fianco nord della chiesa. Tre absidiole radiali, tutte di uguali dimensioni, sporgono dal corpo centrale. Sono rinforzate da semicolonnine che poggiano su alte basi. Vi si aprono tre semplici monofore, mentre decorate con una ghiera bicolore sono le monofore tra le absidi. Le mensole sono decorate con motivi fitomorfi, zoomorfi o geometrici. La freccia indica la cappella carolingia, la parte più antica della chiesa, seguita dal campanile. Leggenda vuole che l'abbazia fosse stata fondata addirittura da Carlo Magno. Se non è vera, ci è andata però vicino. Fonti documentali attestano nell'814 donazione all'abbazia da parte di Ludovico il Pio, figlio di Carlo. Un primo oratorio era stato costruito laddove Sant'Antimo d'Arezzo aveva subito il martirio. Superato il fianco nord, siamo di fronte alla facciata. Una facciata a salienti spezzati, ma incompleta soprattutto nel registro inferiore. Le semicolonne che affiancano il portale ricordano l'abbadia di San Lorenzo all'Anso. Condividono i temi dei capitelli, soprattutto questo, due animali con un'unica testa. Messi a confronto si nota subito la minor qualità di questo, più piatto, meno dettagliato. Una bifora e una monofora si susseguono nella parte alta della facciata. In basso si apre il portale, probabilmente di materiale di rimpiego, almeno per l'architrave, costituito da un tralcio, e per la protome di Leone ed il capitello. Prima di entrare proseguiamo lungo il fianco sud e qui incontriamo un portale ben più importante di quello principale. È probabile fosse della precedente chiesa, poi ricollocato qui. Questo è tutto quel che resta della sala del capitolo e del chiostro. L'abate Guidone iniziò i lavori di costruzione di questa chiesa nel 1118. Era un cistercense e aveva per modello Cluny. Due leoni ci accolgono all'ingresso. Ed ecco la pianta di impianto basilicale a tre navate. Entrando colpisce di sicuro la grande altezza della navata centrale, è provvista di un soffitto in legno a capriate. La luce penetra dalle aperture dell'abside e dalle strette monofore delle navate. Clerestorio, un importante matroneo e le aperture tra le navate costituiscono l'alzato. Volte in pietra a crociera per le navate laterali. Il maestro di Cabestany, scultore francese del XII secolo, che ha lavorato in Francia, in Spagna e in Italia, ha lavorato anche qui. Qui realizza quest'unico affollato capitello che descrive Daniele nella fossa dei leoni. Daniele al centro, con le mani alzate nell'atto di pregare. Ai suoi piedi docili ci sono due leoni, a fianco Abacuc, che è venuto a portargli da mangiare, ed un angelo. Daniele si salverà, ben altra fine farà chi lo aveva ingiustamente denunciato. Sarà pasto per i leoni. Questa è la navata laterale nord. Nell'impianto basilicale ho una larghezza che è la metà della centrale. Ora sono entrata nel deambulatorio. È la grande novità di questa chiesa. È probabile che l'abate Guidoni abbia chiamato maestranze francesi. È una struttura tipica delle chiese da pellegrinaggio, soprattutto francesi. Il pellegrino lo percorre per andare a pregare sulle reliquie. Troverà anche cappelle in cui pregare, in questo caso nelle absidiole, e non interferirà nelle funzioni che si svolgono nell'altare principale. Raffigura San Gregorio Magno e San Sebastiano questo affresco del XIV-XV secolo. È disposto tra l'absidiola centrale e quella sud. Vediamo ora i capitelli che si trovano all'altezza del presbiterio. La controfacciata vista da dietro l'altare. L'altare che vediamo sia dal retro che da davanti è un semplice parallelepipedo di pietra.
ed è sovrastato da un crocifisso in legno dipinto della prima metà del 200. È un Cristo che se n'è stato occhi chiusi, ma non ha la corona di spine e se ne sta dritto e composto sulla croce. Il rilievo originario sta sul campanile, proviene dalla prima chiesa. Raffigura la Madonna col bambino. Qui è stata posta una copia. Dalla navata laterale nord si accede all'interno del campanile, dove c'è questa piccola cappella absidata. Su un pilastro della navata centrale, l'affresco di San Cristoforo. Ancora i capitelli della parte centrale della chiesa, molti sono a motivi vegetali, molto belli anche gli abachi. Questo invece rappresenta due animali, e questo un centauro che dà la caccia a due leoni. Per concludere, nel 1118, su una precedente, viene costruita questa abbazia, e di fondazione reale diventa ricca e potente per tutto il XII secolo. Ma già agli inizi del XIII entra in contrasto con Siena, dando inizio alla sua decadenza. E questa è forse la ragione perché la facciata non è stata completata. Intanto vediamo l'originale del rilievo che abbiamo visto in copia all'interno. Nel 1991 passa Guglielmini, nel 1462 viene soppressa. Solo nell'Ottocento comincia il restauro. Noi cominciamo la via del ritorno tra paesaggi bellissimi.